Car Parma vince l'ultima partita in casa con gol, vittoria agli extra inning, un po' sofferta però che riscatta anche la sconfitta un po' clamorosa subita l'altra sera. Siamo qua con Alex Sambucci, e, insomma, un piccolo bilancio per ora di questa stagione che non è stata fortunatissima, ma insomma, qualcosa di buono si è visto, anche adesso si è vinto con una valida di Giannetti, un giovane, insomma, ci sono i semi per tornare a fare una grande squadra? No, quello sicuramente. Il problema di quest'anno è che non siamo stati costanti. Facciamo delle belle partite e magari il giorno dopo facciamo delle partite non molto belle. Però i semi ci sono, adesso l'unica cosa che possiamo fare è giocare. L'unico modo per migliorare. Adesso speriamo che non passi, personalmente, non passi la cosa di cambiare la Lega. Vediamo, perché se da tre passiamo a due partite diventa sempre più difficile prendere il ritmo, eccetera. Però questa squadra, secondo me, ne ha di talento, manca un po' di esperienza, manca essere un po' più costanti, però ce la potremmo fare. Sì, sei tra l'altro reduce da uno straordinario Star Game dove hai vinto l'Home Run Derby. Com'è stata quell'esperienza, battere in finale Marval? Io ho puntato i miei soldi su Marval, quindi ho anche perso. Però no, è stata una bella esperienza, speriamo di rifarla anche l'anno prossimo. Vedremo, adesso finiamo contro Rimini questo campionato, cerchiamo di toglierci questa soddisfazione e poi andiamo per la Coppa Italia, che comunque è un obiettivo importante, perché se si vince riusciamo ad andare in Europa, quindi vedremo. Esatto, tornare in Europa dopo aver fatto il girone eliminatorio dell'European Cup a Parma, insomma, tanta emozione, siete i vice campioni d'Europa, insomma, sarebbe importante, quindi una Coppa Italia che affronterete al massimo. Sì, quello sicuramente, andremo al 100% perché vorremmo tornare in Europa con una Coppa Campioni che, se non sbaglio, manca da quasi 12 anni, 13 parecchio, anni, del genere, quindi l'obiettivo è quello lì adesso. Vedremo, noi diamo il 100%, poi speriamo.